Busquorn ha preso un foglio di carta bianco e ci ha disegnato questa TE2,5 2017, una moto profondamente cambiata in tutto e per tutto. Ciclistica, motore e telaio sono veramente innovativi e tecnologici. Ne parliamo qui con Giorgio D'Ippolito, il nostro tecnico nel progetto Enduro 2016. Giorgio, una moto completamente nuova, ce ne vuoi parlare? Sì, l'Husqvarna nel 2017 ha cambiato totalmente la moto, ha revisionato il telaio, le sospensioni, soprattutto il motore, rendendolo più piccolo e posizionandolo in una maniera diversa per aiutare la maneggevolezza del mezzo. E, infatti risulta la moto molto più stretta e più piccoletta, soprattutto nella parte della culla, lasciando molto spazio libero vicino alla marmitta, che sembra enorme col fatto che il motore è più piccolo. Notavo che la moto sembra più piccola esteticamente, è così o è solo un'impressione ottica? No, è proprio così, è un po' più corta di interasse e col fatto del motore più piccolo sembra più vuota. Parliamo un attimo del motore, gli interventi significativi su questo 250 due tempi. So che c'è il carburatore nuovo. Hanno cambiato dal Kane al Mikuni, un carburatore che dà più affidabilità e più risposta al motore, e ha meno problemi di settaggio anche nei cambiamenti di altitudine. E, un'altra importante novità è il posizionamento del motore in avviamento, messo in una posizione più nascosta e soprattutto il motore con il contralbero, nuovo albero motore e il contralbero aggiunto per limitare le vibrazioni. Infatti la moto adesso è veramente silenziosa, para e non dà più quella sensazione di vibrazione sulle braccia. E poi c'è il setting con le due mappature. Sì, quello lì rimane come il suo scorso modello, con la mappatura 1 e la mappatura 2 per le zone hard, che taglia la corrente e rende la moto più gestibile sul viscido. Parliamo un po' del telaio. Il telaio anch'esso è totalmente diverso, con una diversa rigidità del materiale, e questo aiuta anche la maneggevolezza e la torsione del materiale stesso. Si è passati a una forcella nuova, un molo diverso? Sì, la forcella si è passato dalla 4CS alla Xplore, sempre VP, e anche queste hanno le funzioni separate, una fa la compressione e una il ritorno, e è sparito quel difetto che aveva la 4CS del troppo affondamento, e rimane sempre un po' più sostenuta e aiuta sempre la maneggevolezza. Anche per il mono è totalmente diverso e dà molta trazione alla moto. Non ci resta che provarla, però non la provo io, ma la proverà Andrea Giubbettini, e quindi godetevi queste belle immagini. Allora, abbiamo parlato della TE2,5 2017 e ne abbiamo parlato con Giorgio, il nostro tecnico. Adesso parliamo con chi l'ha provata, Andrea Giubbettini, il nostro pilota del progetto Enduro 2016. Andrea, insomma, come hai trovato questa novità 2017? Beh, sinceramente la moto è stata stravolta, quindi è migliorata da tutti i punti di vista, sia di motore, di telaio e di sospensioni rispetto alla scorsa annata. Andiamo per step, il motore come l'ha trovato rispetto alla 2016? Il motore è molto bello, è molto progressivo, non è più esplosivo come quello dell'anno precedente, e sono riusciti anche a metterla in un motore con un regime di coppia sempre paro rispetto a quella degli anni precedenti. Quindi nell'enduro hard come si comporterà questo motore rispetto a quello dell'anno scorso? Penso che sarà molto bello nell'hard,
perché ha molta trazione, ha molta coppia in basso e quindi ti permette di avere molta trazione. E infatti Husqvarna ha lavorato moltissimo proprio su questo tema delicato della trazione nell'enduro specie. Ciclistica, parliamo un po' del telaio, come ti sei trovato, la geometria, le forcella e il mono. Ma a livello di sospensioni è molto bella. Rispetto alla 4CS dell'anno scorso le forcelle funzionano molto bene e anche il mono dietro lavora abbastanza bene, ho detto ha molta trazione, penso sia dipeso anche dal mono. E a livello di telaio anche mi è, adesso così mi è sembrato di trovarla molto, molto maneggevole, molto più maneggevole della scorsa e penso che sia perfetta. Ho visto che prima smanettavi sulla forcella, quindi sente molto le regolazioni, ho visto che ti sei regolato un po' la moto prima di provarla. Sente tutte le regolazioni, minime, massime? Sì, sì, sente molto bene le regolazioni della forcella. Ok, senti, invece il mono, come ti sembra che lavora? Il mono, rispetto a quello dell'anno precedente, mi sembra molto, molto, molto migliorato. Quello dell'anno precedente non aveva un pezzo molto di negativo, molto lungo. Questo invece è un po' più preciso e bello da guidare. Tra le chicche di Husqvarna 2017 c'è il motorino di avviamento sistemato sotto al carter motore, quindi protezione protetta. Quindi pensi sia una cosa di valenza per l'enduro hard? Sì, sicuramente. Quello degli anni precedenti, quando prendevi una botta sulla marmitta, toccava subito sul motorino avviamento e era molto esposto a botte, a cadute. Invece lì sotto è molto riparato e non dovrebbe essere danneggiato in teoria. Ok, grazie. Questa è la prova dell'Husqvarna TE250 2017 e ci vediamo in pista.